Il fascino esercitato dai misteri di mari e oceani per l'uomo risale alla notte dei tempi ed è probabilmente antico quanto l'uomo stesso. Si è sempre narrato che nelle acque poco profonde ma misteriose si potevano trovare cibo e tesori. Di pari passo si accomunavano fantastici racconti che mantenevano viva tutta una mitologia. Erano perle, coralli e storie di mostri, oppure spugne e leggende di bellissime sirene. Solo alla fine del XIX secolo tecnologia e scienza furono in grado di migliorarle e di preparare un equipaggiamento che aprisse veramente a tutti gli uomini il mondo dell'oceano. Perché l'uomo è sempre stato attratto dalle profondità marine? Si trattava di un desiderio inconscio di ritornare nell'elemento che ha dato origine alla vita, oppure del bisogno di scoprire tutto quanto era mistero intorno a lui? È difficile dirlo. Le motivazioni apparenti erano comunque il desiderio di libertà e lo spirito d'avventura. La libertà dal proprio peso e l'avventura dell'esplorazione di un mondo che, dalla superficie, era ed è assolutamente inimmaginabile. Lo sport dell'immersione con bombole ad aria compressa ebbe uno straordinario sviluppo intorno agli anni 50. Finita la Seconda Guerra Mondiale, che vide l'impiego anche dei primi militari subacquei, la medicina e la tecnica ebbero modo di approfondire le loro conoscenze, anche in questa materia, fornendo strumenti sempre più avanzati e sempre più sicuri. Proprio con l'intento di far conoscere a sempre più persone questo mondo, così vicino per quanto ignoto, molti appassionati si sono riuniti sotto uno stesso vessillo. Queste le motivazioni per le quali, con il motto «La Federazione dei Subacquei, creata dai subacquei, per i subacquei», nacque la Federazione Italiana Attività Subacquee.